Quindi, che cosa accadrà? Il primo passo consiste nel mitigare le profezie di una imminente catastrofe e passare dal panico alla perplessità. Il panico è una forma di arroganza, deriva dall'atteggiamento compiaciuto di chi sa con esattezza dove sta andando il mondo, verso il basso. Un atteggiamento perplesso è più umile ed è inoltre potenzialmente capace di una visione più lucida. Se siete tentati dal correre giù in strada gridando «L'Apocalisse è vicina!», provate a ripetere a voi stessi «No, non si tratta di questo. La verità è che non capisco cosa stia accadendo nel mondo». Yuval Noah Harari. E sigla! Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente. Non ci stiamo capendo nulla, non ci capiamo nulla e non siamo solo noi, ma anche e soprattutto coloro che sembra tengano le fila di questo mondo, ovvero Mark Zuckerberg, Google, Jeff Bezos e chi più ne ha più ne metta. E cercheremo di capire cosa significa questo e cosa possiamo forse fare per limitare i danni. Buongiorno a tutti e bentornati qui su Daily Cogito. Io sono Rick Dufer e cosa è successo? Beh, è successo che in questi giorni Facebook sembra dare fuori di testa perché sta bannando tutti. Ha bannato prima Casa Pound, poi tutti i gruppi, adesso comincia a bannare le pagine di comunisti e anche pagine satiriche di comunisti come Socialisti Gaudenti, come il Movimento Memetico Automatizzato, là tutta roba che in realtà non sono manco comunisti, oppure sono copie sbiadite dei comunisti, sono pagine satiriche bannate, perlomeno temporaneamente, perché sembra che Socialisti Gaudenti sia tornata online. E questo scatena, anzi non è che solo scatena, ma manifesta un certo panico. Un panico dovuto al fatto che ci si sta rendendo sempre più conto che noi di internet non sappiamo davvero niente. Peraltro, la lettura con cui ho cominciato la puntata di oggi è tratta dall'ultimo libro di Harari, 21 lezioni per il 21esimo secolo, ed è molto interessante perché è una frase che io condivido appieno, il valore della perplessità contro il disvalore del panico. Ma è divertente perché Harari, da buon futurologo, anche se lui non si esprime in modo catastrofista, no, in realtà sì, si esprime spesso, soprattutto in Homo Deus, in modo catastrofista, e lui è il primo a scatenare il panico, e infatti gli epigoni, gli interpreti di Harari sono i primi poi a dire che i social network sono un disastro, che il mondo sta crollando, che l'uomo si sta perdendo, che la tecnologia ci sta inghiottendo. Quindi è divertente questa cosa, perché questa chiamata alla perplessità non me la sarei mai aspettata da Harari, che poi, ripeto, cade in contraddizione su questa cosa, però vabbè, questo è un altro discorso, magari lo teniamo per un video o podcast in cui vi dico in modo analitico cosa penso di Yuval Noah Harari, anche se ne ho già parlato un po' negli ultimi consigli di lettura sul primo canale YouTube. Il valore della perplessità: noi dobbiamo stare perplessi di fronte a quello che sta succedendo del web, di fronte al web. Perché? Perché in realtà sempre di più è chiaro che mano a mano che procediamo in questa avventura collettiva e individuale che è l'internet, beh, ci dobbiamo rendere conto che non stiamo capendo quello che sta avvenendo. Peraltro vorrei dire a tutti quelli che mi hanno scritto dicendomi sarai contento adesso che le pagine dei comunisti vengono bannate, anche perché l'episodio di ieri è stato riguardante proprio l'equiparazione da parte dell'UE di comunisti e fascisti, comunisti e nazifascisti, io vi dico no, non sono per niente contento, per lo stesso motivo per il quale non ero contento quando hanno bannato Casa Pound, e ribadisco quelle tesi. Io voglio avere sotto gli occhi questa gentaglia, dall'una e dall'altra parte. E ovviamente, ripeto, la pagina dei Socialisti Gaudenti poi in realtà non è manco da tenere sott'occhio, perché sono dei satirici. Peraltro vorrei anche aggiungere un'altra cosa, sono più ovviamente preoccupato per Casa Pound che non per le pagine di comunisti o anche soltanto i comunisti, perché i comunisti oggigiorno sono molto più teneri, molto più
buffosi, molto più simpatici. Voglio dire, i fascisti hanno ancora la nostalgia del manganello, mentre i comunisti oggi battagliano a colpi di meme. Quindi, vabbè, cosa vuoi farci? Sono simpatici, perciò ancora meno sono contento. Tutto questo, insomma, voglio dire, adesso torniamo al discorso iniziale, non voglio aprire troppe parentesi, ci ricorda che dopo 20 anni di internet ancora non ci capiamo nulla e soprattutto, nonostante la percezione di complotto e di una sorta di guida occulta da parte di Mark Zuckerberg o dei rettiliani, in realtà quelli che sembrano tirare i fili del web ne capiscono ancora di meno. Perché? Perché in realtà queste sono manifestazioni scomposte di quell'incomprensione, ma soprattutto perché dobbiamo ricordarci una volta per tutte che cos'è una rivoluzione e che internet è letteralmente una rivoluzione. Prima cosa da ricordare è che la rivoluzione non si scatena, non si esaurisce in 20 anni, neanche in 30 anni, no. Rivoluzione di solito è una cosa che può prendere molti decenni, a volte addirittura dei secoli. Vi ricordo la rivoluzione agricola, che è avvenuta nell'arco praticamente di 15 secoli. Oppure la rivoluzione cognitiva, che ci ha messo anche molte migliaia di anni per effettivamente trovare la sua dimensione. La rivoluzione, quindi, è molto lunga e noi siamo proprio all'inizio. Potremmo dire forse che in realtà, e qui vabbè, è un po' la solita diatriba come quella degli storici convinti che in realtà non ci sono state due guerre mondiali, ma è stata un'unica lunga guerra con una pausa breve in mezzo, potremmo tranquillamente dire che in realtà questa rivoluzione del web è parte integrante della rivoluzione culturale iniziata, potremmo dire, con la stampa. E quindi in realtà stiamo all'interno di una rivoluzione che non è cominciata da 20 anni, ma che è cominciata da 500 anni, quindi siamo già in una rivoluzione molto ampia e comunque non ci stiamo capendo veramente nulla. La rivoluzione però, dobbiamo renderci conto che è un movimento che non si controlla, e non si controlla in primo luogo perché la sua durata valica la durata delle vite umane, anche delle persone più potenti. Ognuno di noi ha un brevissimo e incidentalissimo e quasi impotente ruolo all'interno di queste rivoluzioni, che cambiano invece in modo radicale la collettività, la cultura, la storia. Perciò la rivoluzione non si può controllare e non si controlla neanche soprattutto perché prende una vasta porzione dell'umanità, e non di una umanità, ma di un'umanità che, lo ribadisco, esiste nell'arco di qualche secolo. Mi viene in mente quello che diceva Gilles Deleuze. Deleuze è convinto, e lo dice nella Logica del senso, e poi lo ribadirà anche nelle bellissime interviste della Besseder, dirà che in realtà non c'è da stupirsi che le rivoluzioni siano fallite, anche se, e questo è bene dirlo, sulla base di come io intendo una rivoluzione, quelle politiche non sono effettivamente rivoluzioni. Però vabbè, questo è un argomento veramente troppo vasto, magari un giorno ne parliamo qui su Daily Cogito. Però Deleuze diceva: quando noi guardiamo la rivoluzione rossa d'ottobre, guardiamo la rivoluzione francese, tutte le rivoluzioni falliscono. E non c'è da stupirsi, è inevitabile che una rivoluzione fallisca. Sapete perché? Beh, perché l'errore sta nell'attribuire alla rivoluzione un obiettivo, cioè come se la rivoluzione avesse una teleologia, come se io potessi interpretare la rivoluzione, il cambiamento in essa scatenato, alla luce di un obiettivo che un gruppo di persone, di individui, anche abbastanza ampio, può aver dato alla rivoluzione. La rivoluzione sfugge, per definizione, da qualsiasi obiettivo. E quello che sta succedendo nella rivoluzione, che sia una rivoluzione del solo internet, quindi elettronica, quindi comunicativa, che esiste da 20-30 anni, o che sia la rivoluzione, che secondo me è più plausibile, della comunicazione in senso più ampio, quindi che ha avuto inizio con la stampa e che sta proseguendo con internet e chissà dove ci porterà, e questa secondo me è l'idea più interessante da studiare, non c'è nessun obiettivo, cioè noi non possiamo vedere in questa rivoluzione un obiettivo, e chiunque abbia degli obiettivi all'interno di questa rivoluzione, beh, dovrà accorgersi che
Se riuscirà a portare a termine alcuni di quegli obiettivi sarà stato molto più per fortuna e per coincidenza che non per capacità, e in secondo luogo che gran parte di quegli obiettivi verranno divelti dal movimento inconsulto, incontrollato e anarchico della rivoluzione, anarchico in senso filosofico, cioè privo di un principio. È letteralmente la storia che si scatena, e non nel senso wikiano o hegeliano o idealista del fatto che la storia ha una sua razionalità, no, è proprio la mancanza di razionalità che scatena questi movimenti, ed è la mancanza di razionalità che scatena anche i movimenti in cui siamo presi, in cui, per esempio, io sto svolgendo il mio lavoro. Io, da questo punto di vista, non posso che ammettere che nella brevità della mia esperienza di vita e sul web non avrei mai potuto minimamente prevedere quello che si sarebbe scatenato. Cioè, se io pensassi al me stesso di 6 anni fa, 5 anni fa, non avrei mai immaginato che la mia vita sarebbe finita per portarmi qui davanti a un microfono a parlare a migliaia di persone della rivoluzione del web, che oggi mi dà lavoro, mi dà felicità, mi dà soddisfazione e tutto quello che poi concorre a rendere la mia vita una bella avventura. Non l'avrei mai potuto dire. Quindi questo significa che in realtà io di questo cambiamento sono, non del tutto, però almeno in parte, uso una parola forte, ma cercate di capire quello che intendo, vittima. Cioè io sto subendo questo cambiamento molto più di quanto io stia forgiando questo cambiamento. E questo non vale solo per me, vale ovviamente per tutti gli utenti. Anzi, credo che meno uno abbia le mani in pasta all'interno di questo web, meno ne possa essere vittima. Vabbè, questo anche qui, non vorrei aprire un discorso che poi potrebbe sembrare luddista. Non sto dicendo che fortunato chi non mette le mani nel web, no, in realtà sfortunato, perché significa che pur magari non essendo vittima diretta dei cambiamenti del web, di questa rivoluzione, comunque è vittima di tante altre cose e sicuramente si distacca da quella che è la sua contemporaneità. Quindi non interpretate il mio messaggio come dire vedi che i social network in realtà non vanno bene perché ne siamo vittime. Noi siamo sempre vittime della vita, subiamo sempre gli eventi della vita. Di nuovo, come diceva Deleuze, devo solo sperare di essere presente agli eventi della mia vita, ma non è che posso decidere cosa fare effettivamente della mia vita fino in fondo. Di questo abbiamo già parlato tante volte qui su Daily Cogito. Però è indubitabile che meno sono dentro il web, meno ne sono vittima, e più sei dentro al web, più ci lavori, più lo studi, più ti accorgi che è molto più ampia l'ignoranza nei confronti di questo fenomeno che non la tua comprensione di questo fenomeno. E questo è proprio quello che è la rivoluzione. Più lo studio, più ci entro, più mi accorgo di non avere il controllo, di star mancando i miei possibili obiettivi, di star diventando qualcosa che non ho deciso in maniera scientifica, razionale. Perché, lo ripeto, l'idealismo tedesco è una grande stronzata proprio perché si è convinto che la storia abbia una sua razionalità, quindi un suo fine, una sua teleologia, e invece non è così. Ciò non deve spaventarci, deve semplicemente renderci consapevoli. La realtà è che all'interno di questo gioco devastante che è il web, che in questo senso è un po' uno specchio della vita, la realtà è che possiamo solo sperare che alcuni nostri espedienti messi in campo per non crearci troppi danni possano funzionare almeno in parte. Ma le rivoluzioni tutte ci posseggono e ci trasformano, ci mutano, e noi ci accorgiamo soltanto dopo di come ci hanno mutate. Questa è la fortuna della futurologia, dei futurologi spesso, anzi quasi sempre, catastrofisti. La futurologia infatti è uno dei motivi per cui Harari ha grande successo, è che da un lato la futurologia è un appiglio razionale che ci permette di capire, di percepire, di poter indovinare dove stiamo andando. Quindi il futurologo avrà sempre fortuna, e io questo lo dico nel momento in cui dovessi diventare un futurologo, vi prego avvisatemi, perché i futurologi a me stanno sulle balle. Ma di nuovo, la rivoluzione ci muta in modi inaspettati, quindi nulla mi vieta di pensare che un giorno, per vari motivi, io possa diventare un futurologo. Fermatemi, abbattetemi.
E poi il catastrofismo. Beh, il catastrofismo ha fortuna nella futurologia perché ci fa percepire quell'idea totalmente falsa che comunque le cose ieri andavano meglio. Non è vero che andavano meglio, andavano in maniera diversa, spesso andavano peggio, soprattutto ricordatevi l'episodio che ho fatto su Pinker e l'ottimismo razionale, e quindi i futurologi catastrofisti, quelli che adesso vanno in giro per le conferenze, che vanno in giro sui palchi, sui pulpiti e scrivono libri dicendo guardate che in realtà questa rivoluzione tecnologica ci sta sottraendo l'umanità, ci sta cambiando in modi brutali, in realtà anche loro non sanno che cazzo stanno dicendo, ma lo dicono perché sanno che quel discorso avrà inevitabilmente, cognitivamente, fortuna. E Google e Facebook, ecco qui volevo arrivare, Google e Facebook non tirano le fila, non hanno il controllo, anzi sono quelli che subiscono in prima fila e più pesantemente questa rivoluzione. E infatti sono i primi e saranno i primi a subire le conseguenze più forti di questi cambiamenti nel momento in cui si illuderanno di poterli controllare e invece ne diventeranno vittime sacrificali, mi verrebbe da dire. E infatti di fronte a questi cambiamenti ci sono reazioni scomposte, tentativi di mostrarsi in sella a questo destriero devastante che è la storia e la rivoluzione tecnologica, informatica, social, eccetera eccetera, comunicativa, e in realtà no, siamo sempre col culo per terra, più di tutti Mark Zuckerberg, più di tutti Amazon, più di tutti Google. Noi abbiamo la percezione che non sia così perché in realtà loro fanno di tutto continuamente per non farcelo percepire, perché loro vogliono, come ogni individuo al mondo, proiettare l'immagine della loro infallibilità. Non sono infallibili, anzi, stanno facendo dei mezzi disastri. E quello che è successo in questi giorni, ovvero questo ban di massa, di pagine estremista, di pagine di fascisti, comunisti, Babbo Natale, della Schweppes, non so, banneranno chiunque, chiunque sembri far sgretolare quella loro percezione di controllo, sono reazioni scomposte. Mi viene in mente il caso Cambridge Analytica e tutto quello che ne è conseguito. Mi ricordo con Google lo scandalo pedopornografico e l'uso che utenti pedopornografici facevano dei commenti, ne abbiamo parlato l'anno scorso. Di nuovo mi viene in mente Deleuze quando diceva che il mondo continuamente ci presenta vie di fuga che inevitabilmente ci sfuggono e che non possiamo abbrancare, e internet è la rappresentazione perfetta di questo. Potremmo dire, se volessimo mutuare un'espressione cara alla filosofia orientale, poi che è stata mutuata qui in Italia da Julius Evola, che internet ci impone di cavalcare la tigre. Cosa significa cavalcare la tigre? Beh, cavalcare la tigre significa metaforicamente cercare di domare il caos, ciò che è selvaggio. Evola, da fascista, mezzo idealista, nostalgico, diceva che cavalcare la tigre è un compito che si può realizzare, si può portare a termine non del tutto, e che l'uomo, il condottiero, può portare a termine, l'eroe. Povero Evola, a me ogni volta che ripenso a lui mi fa un po' di compassione, sia filosoficamente che umanamente, perché in realtà tu la tigre non la cavalchi, se ci provi finisci male, ma soprattutto non è questo il problema. Il problema vero è che tu pensi di star tentando di cavalcare la tigre, e quella tigre ovviamente è la metafora in questo caso di internet, della rivoluzione web, della rivoluzione che stiamo vivendo. Tu ti immagini di star tentando di cavalcare una tigre e poi ti accorgi che quella non è una tigre, ma è Cthulhu, e che tu sei nella merda fino al collo. E con questo positivo episodio di Daily Cogito io poi lascio la parola a voi con i commenti, ditemi cosa ne pensate. Io auguro agli amici, ai compagni che ieri si sono così tanto triggerati per il mio podcast su nazisti e comunisti di ritrovare la libertà di espressione che meritano su Facebook, quindi di veder sbloccate le loro pagine di meme rivoluzionari, e vi saluto, vi abbraccio tutti compagni, siete sempre i più simpatici. Voi con un commento ditemi cosa ne pensate, io aspetto le vostre opinioni, se siete d'accordo o meno, e vi invito a diffondere Daily Cogito, mi raccomando fatelo conoscere i vostri amici, conoscenti, capi, colleghi, sorelle, fratelli, cugini, cognati, e noi ci risentiamo ovviamente domani con il prossimo episodio. Vi abbraccio tutti, buon giovedì, sì,
sì, domani sarà giovedì e oggi che state ascoltando è giovedì, e non dimenticate mai che non è tutto noia ciò che pensa.